Allora, queste sono tutte 9, quindi ce l'andiamo un attimino a. Vuol dire che io non posso sapere quello che c'è lì dentro. Sì, perché devi aprire, perché pure te ce l'hai messa da parte. Quindi andiamo a vedere, cominciamo. Ok. Apri. Avete sedano. Allora, ha due mana, una 2-1 con È Agita 2. carino. È una creatura artefatto, bestia equipaggiamento. La creatura equipaggiata prende più 2 più 1 e ha agita 2, cioè riconfigurare 4. Che significa? Vuol dire che tu a 2 mana la cali ed è una creatura 2-1, ok? Con agita 2, ovvero se la vogliono bersagliare gli avversari devono pagare 2 mana in più per qualunque cosa. Se paghi 4, la equipaggi come se fosse un'arma a un'altra creatura. Gli dà più 2 più 1, quindi gli dà la sua forza e costituzione, e agita 2, quindi. Che ne so, metti questa sotto una 2-2, diventa una 4-3 con agita 2. Capito? Che se muore, questa si stacca e c'è di nuovo lei. Quindi sta lì, è fastidioso. Verde, 4 mana, incanta una terra che controlli. La terra incantata è una creatura spirito 4-5 verde con cautela e rapidità. È ancora una terra. Se la terra incantata sta per essere distrutta, invece sacrifica questa qui e quella terra è indistruttibile fino alla fine del turno. Io ho la versione rossa che se fa 2, la versione rossa e diventa una 3-3. Questa è 4-5, figa. Poi, cos'è questa? Inseguimento di Kaito. Ah, questa è tutta ambientazione giapponese samuraiante futuristica. 3 mana, stregoneria, un giocatore bersaglio scarta 2 carte. I ninja e i farabutti che controlli hanno minacciato fino alla fine del turno. Vabbè, questo è per un mazzo ninja o farabutti. Il debito con i kami si fa a 3 e ne scegli uno istantaneo. Un avversario bersaglio esilia una creatura che controlla, oppure un avversario bersaglio esilia un incantesimo che controlla. Poi c'è lo scarabeo del virus. Si fa a 2, 1-1. Quando questo qui entra in campo di battaglia, ogni avversario scarta una carta. Semplice, pulito, niente di più, niente di meno. Io non so se sentite nel fondo la musica. È Sì. ipnotica questa musica per me. Se sto zitto un attimino, credo che mi addormo. Questo è un leoncino. Urlatore oscuro è una creatura incantesimo bestia felino. Si fa 3 mana, una 2-1 con minacciare, quindi può essere bloccata solo da 2 o più creature. Quando questo qui entra in campo di battaglia, riprendi in mano una carta permanente bersaglio al tuo cimitero. Se questo qui sta per morire, invece lo esili per evitare che Che faccia tiri, droghetti. se ce n'hai 2, ne calo uno, quando muore, ok, calo l'altro, mi riprendo in mano questa, stiamo fino a domani. Infatti. Ok, comunque non è male perché ti fa riprendere un permanente, sempre carina. Questo è uno dei nuovi Onden, i nuovi santuari che hanno fatto. L'hanno fatto a mo' di creature, si cala 2, no, 1-1 con travolgere e ti dice all'inizio della sottofase finale, quindi alla fine del turno, puoi pagare 1. Quando lo fai, metti un segnalino più 1 su un santuario bersaglio per ogni santuario che controlli. Siccome ci sono i santuari di tutti i colori, se ce n'hai 2 o 3 diversi, metti 2, 3, 1 segnalini su un santuario. Niente più grosso. E la rara, qui ci impegniamo. Ah! Da-da! Ok, Che brutto. Tatsunari Cavalca Rospi. Se fa 3 è una 3-3. Ogni volta lancia una magia incantesimo. Se non controlli una creatura chiamata Kemi, che è questa, crea Kemi. Una pedina creatura leggendaria rana 3-3 nera e verde. Con ogni volta lancia una magia incantesimo, ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. E già questa non è male. Poi a 2, questa qui c'ha. Ti dice lui, bersaglio che controlli non possono essere bloccati in questo turno tranne che da creature con volare o raggiungere. Vabbè, a 2 se becca 6 danni quello. Guardali bene gli occhi se non hai penis. Io Sì, rana se ti ipnotica. guardo. Namo ipnotica. Mi si sta addormentando qua. E No, questa musica. Non puoi togliere la musica. no, che fa un video muto poi. Allora, pittura di guerra degli acchi. Si fa 1, incanta artefatto o creatura. Fintanto che il permanente incantato è una creatura, prende più 2 più 1. Ok. Questo qui La palla se fa del. 2 artefatto, a 2 la sacrifichi e peschi 2 carte. Oppure paghi 1, la scarti e peschi una carta.
Questo qui si fa uno instant, come Ma costa che di cos'è questo? è un istantaneo rosso, un tizio c'ha un braccio meccanico al posto del braccio sinistro, è stato un pugno per terra. Come costo addizionale per lanciare questa magia, puoi sacrificare un artefatto. L'aumento di voltaggio infligge due danni a una creatura o a un planeswalker bersaglio. Se è stato pagato il costo addizionale, invece ne fa 4. Simpatico. L'armatura della libellula, Ma io se ce cala l'ho 3, questo. no. Una 3-2, volare e manovrare 1, cioè un artefatto che ha bisogno di una creatura che tu tappi con forza pari al suo manovrare o superiore, e lei da artefatto diventa creatura fino alla fine del turno. Questo qui, stessa storia, colosso di tuono acciaio, se cala 7, una 7-7, travolgere rapidità, che c'ha manovrare 2. Quindi se tappi una 2-2, trasformi questo e attacca come la. Furto della realtà, 7 mana istantaneo. Questa magia costa 1 a meno per essere lanciata per ogni artefatto che controlli. Guarda le prime 7 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare fino a 2 carte artefatto scelte tra esse e aggiungerle alla tua mano. Metti l'altra in fondo al tuo grimorio in un ordine casuale. Vabbè, praticamente se giochi un mazzo artefatti con una spruzzatina di blu, questa ti permette di guardare 7 carte e ti prende 2 Metti come artefatti in ti mano, fai un pare. po' di impicci. Tecnica furtiva, 3 mana, 2-4. Ogni volta questa qui infligge danno da combattimento a un giocatore, puoi mettere sul campo di battaglia dalla tua mano una carta artefatto con valore di mana pari o inferiore a quel danno. E c'è Ninjutsu 2, cioè invece di pagarla 3, puoi pagarla 2, riprendendoti in mano una creatura che è attaccata e non è stata bloccata. Quindi tu switchi. Carina. È la rara, eh? Da-da! Carina questa. Sì, questa ce n'ho una col draft, l'abbiamo trovata. Non so se già ho fatto uscire il draft, ma ne ho trovata una nel draft. Se fa Bella. 3, è un incantesimo, al primo e secondo turno, quando ci metti i segnalini, ti dice guadagni 2 punti vita, guardi le prime 3 carte del mazzo, esilia una faccia in giù con un segnalino schiusa, poi metti le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Al terzo turno, questo qui la esili l'incantesimo e metti in gioco una creatura 0-1 uovo di Kami Drago e ti dice ogni volta questo qui o un drago che controlli muore, puoi lanciare una magia creatura scelta tra le carte che possiedi in esilio con segnalini schiusa senza pagare il suo costo di mana. Cioè, tu hai esiliato 2 carte, se una di quelle due o tutte e due sono una creatura, quando questa qui muore o un drago muore, tu puoi prendere una di quelle creature e la metti direttamente in gioco. È carina. Vai. Ok, jolly Bene. comune. La scimmia lanciatrice è come quella di prima blu. È una creatura che se cala 1-1-1. Però è anche un equipaggiamento. Se paghi 2, l'attacchi a un'altra creatura, gli dà più 1 più 1. In entrambi i casi ti dice: se questa qui o la creatura che questa equipaggia viene bloccata quando attacca, il giocatore in difesa prende un danno. Poi abbiamo questa qui che è più o meno Carina la come quella casa di del prima. samurai. Ah, se cala 5, rimane in gioco l'incantesimo. Ti dice: il primo turno prendi il controllo di una creatura bersaglio fino alla fine del turno e la stappi e gli cemeni. Al secondo turno, le creature che controlli prendono più 1 più 0 fino alla fine del turno. Al terzo turno, esili l'incantesimo. Entra in gioco una 3-3 travolgere con rapidità. Carina. Qui abbiamo Hai l'offerta fatto. fortunata. Se casta 1 nel tuo turno di stregoneria, distrugge un artefatto avversario con valore di mana pari o inferiore a 3 e tu guadagni 3 vite. Semplice, onesta, pulita. Una terra doppia, rosso e verde, te dà una vita quando entra in gioco. Jolly non comune, il maestro della pelliccia d'argento. È un ninja ratto. Se fa 2, una 2-2 con ninjutsu 2. Le abilità ninjutsu che attivi costano 1 in meno per essere attivate. Le altre creature ninja e farabutto che controlli prendono più 1 più 1. Quindi pompa gli altri ninja e ti dice che il valore di ninjutsu costa 1 in meno. Quindi li cali ancora più veloce. E la rara è una Jolly mitica rara. Beh, Ce ne avevo tante. ce ne abbiamo rare mitiche 11 e Sono 9 tante. rare. È arrivato un altro E adesso. 9 rare, infatti. Allora, terra doppia che ti dà mana. Se
Terra do... sì, mana, che ti dà una vita, Terra doppia che ti dà una vita, un artefatto che si cala 1, è un equipaggiamento, quindi si equipa una creatura, la creatura equipaggiata c'ha, paga 1, tappa la creatura, sacrifica il kunai, e questo qua fa 3 danni a qualsiasi bersaglio. Poi, illuminare la via, se fa uno istantaneo, scegli uno tra le due effetti, metti un segnalino per uno su una creatura o un veicolo bersaglio e stappa il bersaglio, oppure fai tornare un permanente bersaglio che controlli in mano al suo proprietario. Questa qui invece se fa 3, è una 1-4 che vola, ogni volta questa qui viene tappata, profetizzi 1, quindi quando attacchi ti guardi la prima carta del mazzo, se ti piace te la tieni, se no la metti sotto al mazzo. Figa. Questo è carino. Bianco-verde, se fa 2, una 2-2, legame vitale, lui è una creatura incantesimo anche, e ti dice le magie incantesimo che lanci costano una mena per essere lanciate, quindi È quella che diceva, incantesimo. hanno fatto tanto tipo orientale, no? Con Sì, le... quest'altro è l'agente Non è futurista, come se questo. fa 4, 3-4, fin tanto che questo qui è tappato, è un cittadino umano con forza e costituzione base 1-1. E non può essere bloccato. A 3 stappi questo qua. Allora, o lo usi per bloccare, cioè quando l'avversario attacca tu lo stappi e ci blocchi, oppure tu attacchi, quindi lui si tappa, diventa una 1-1 che non può essere bloccato. Dopo l'assegnazione del blocco lo stappi e torna a essere una 3-4 e gli fa 3 danni. Come scusa? È lo stesso di prima No, questo. Satoru Umezawa, se fa 3, è una 2-4, ogni qualvolta attivi un'abilità No, ma ninjutsu. permetti un secondo. Scusa, non volevo che sono uscissi lì. Ogni qualvolta attivi un'abilità ninjutsu, guarda le prime 3 carte del tuo grimorio. Ninjutsu. Aggiungine una alla tua mano e metti le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Questa abilità si innesca solo una volta per turno. Ogni carta creatura nella tua mano ha ninjutsu 4, Mi quindi piace nel giusto. anche le creature che normalmente non ce l'hanno, con lui in gioco hanno la possibilità di entrare in gioco pagando 4 mana e riprendendo in mano una creatura che non è stata bloccata. Tipo, tu c'hai lui che quando attacca è una 1-1 che non può essere bloccata, quindi ti attacco, entra, me lo riprendo in mano e calo qualunque altra cosa e ti faccio danno Quindi è ingiusto. con ninjutsu. Fai uno così. Pr Bravo. È fastidioso un po'. prossimo cosa voglio metterne giusto. Allora, Bagarozzo l'abbiamo visto. Questo cos'è? La pattuglia cavalcafalene. Se Questi fa ce l'ho 1, io. 1-1, vola. Paghi 4, la tappi. Tappi una creatura a bersaglio. Giuramento imperiale. 6 mana. Stregoneria. Crea 3 pedine samurai 2-2 bianche con cautela. Queste. E poi profetizza 3. Cioè, ti guardi 3 carte e te le metti come ti pare sopra e sotto. Lui, 4 mana, sentinella futurista, si fa 4, è una 6-6 che c'ha a manovrare 3. Quindi se tappi una creatura che c'ha forza 3 o superiore, lei diventa una 6-6 che può attaccare o bloccare. Mi è venuto in mente un mostro che c'era a Butibei. No, No, no a Butibei. somigliano ai mostri, alle cose di Alcatraz, la cosa di Alcatraz. Questo qui... si fa 4, una 4-3, quando entra in gioco ti dice che ti puoi far tornare in mano un incantesimo che controlli. Se lo fai ti dà 3 vite. Tranquillo. Questo neutralizza una magia 2 e poi ti dice scegli, sì, una magia però che sia creatura, e poi scegli fino a una creatura bersaglio che controlli e gli ci metti un segnalino più 1 più 1. Questo è un altro incantesimo di Che questi qui bello nuovi, no? vestito. Ti dice i molti viaggi di Azusa. Azusa era una vecchia carta leggendaria dell'altre Kamigawa. Al primo turno puoi giocare una terra addizionale in questo turno. Al secondo turno dice guadagni 3 punti vita. Al terzo turno questa la esili e entra in gioco l'immagine della cercatrice e dice ogni volta l'immagine cercatrice viene bloccata, stappa fino a 3 terre che controlli. Quindi se attacchi la bloccano, a te ti stappa le terre. E la rara, eh? Da-da! La divoratrice di virtù si cala 1 e si equipaggia 1. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata muore,
la esili. La creatura equipaggiata prende più 2 più 0. Fintanto che una carta esiliata con la divoratrice di virtù ha volare, la creatura equipaggiata ha volare. Lo stesso vale per antimalocchio, doppio attacco. Ah, ok. Tu attacchi questa a una creatura. Che ne so, a falena. Mm-hmm. Ok? Diventa una 3-1 che vola. Ok? E meni. Se muore, viene esiliata. La prossima creatura a cui tu attacchi questa, oltre a dargli il più 2 più 0, guadagna anche l'abilità della creatura che è morta. In questo caso volava, volerà anche la creatura dopo. Se la creatura dopo che muore c'ha attacco improvviso, la terza creatura guadagnerà volare e attacco improvviso. È come se la spada assorbisse le anime delle creature morte. Carina. Allora, che ci abbiamo? Favore di Jukai. Se fa 4, è un incantesimo, incanta artefatto o creatura, fintanto che il permanente incantato è una creatura, prende più 3 più 3 e raggiungere. Se invece paghi 2 e la scarti, dai più 3 più 3 e raggiungere fino alla fine del turno a una creatura. Questa è carina, se fa 1, dice un permanente bersaglio che controlli ha antimalocchio e indistruttibile fino alla fine del turno. Guadagni 2 punti vita. Pesse una carta se fa 1 è forte. Apparizione armoniosa, si fa 4, è un incantesimo. Ah, ok, quello di prima che abbiamo visto prima, che trasforma una terra in 4-5 e se dovesse morire in realtà non muore. Non muore. Zana di Shugeki, si fa 1, sembra uno... è un uomo serpente, ninja serpente, incantesimo, è 1-1 con tocco letale. Questa l'abbiamo vista prima. Qui abbiamo un rampante dei boccioli. Se fa 5, 4, 4 può raggiungere. Quando questo qui entra in campo di battaglia, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio. Puoi rivelare una carta creatura o incantesimo scelta tra esse e aggiungerla alla tua mano. Metti l'altra in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Se non hai aggiunto una carta nella tua mano in questo modo, guadagni 4 punti vita. È carina. A 5 mana c'è il classico 4-4 con abilità, che è quella di raggiungere, e in più ti dice o aggiungi in mano una creatura o un incantesimo oppure guadagni 4 vite. Guadagni 4 vite. Dipende. Quest'altro, inchiostro dell'assassino, giusto? Si fa 4, è istantaneo, questa magia costa 1 in meno per essere lanciata se controlli un artefatto e 1 in meno per essere lanciata se controlli un incantesimo. Distrugge una creatura o un planeswalker, quindi o ammazzi una creatura o un planeswalker a 4 o a 3 se c'è un artefatto o un incantesimo o addirittura a 2. Elmo della testa di ogre è come quelli di prima, è una creatura equipaggiamento, se cala 2 è una 2-2 oppure a 3 equipaggi un'altra creatura e gli dai più 2 più 2. Ti dice quando questa qui o la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento al giocatore avversario, puoi sacrificare quel permanente, quindi o la creatura o l'elmo. Uh-huh. Se lo fai, peschi tre carte, cioè scarti le carte che c'è in mano e ne peschi tre. È carino in un mono rosso dove ti giochi velocemente le carte e ci puoi ripescare. Manca poco, dai, resisti. No, sto facendo una fatica, te non puoi immaginare. Allora, questo l'abbiamo visto prima. Uh-huh. Qui c'abbiamo il performa magie, si fa 1 instant, neutralizza una magia non creatura avversaria a meno che il suo controllore non paghi 2. Debolezza da 2. Inseguitore serpentino, se fa 2-1, ninja serpente con ninjutsu 2. Ogni volta questo qua infligge danno da combattimento a un giocatore, mette un segnalino più 1 più 1 su una creatura avversario che controlli che non ha segnalini più 1 più 1. Carino. Lui è l'asso kitsune, se fa 2 una 2-2, ogni volta un veicolo che controlli attacca, scegli uno, quel veicolo ha attacco improvviso fino alla fine del turno, oppure stappi l'asso kitsune. E i veicoli sono quelli lì che devi tappare le creature per manovrarli. Ah, ok. E lui quando quel veicolo attacca puoi scegliere, dai, io attacco improvviso oppure stappi lui. Nezumi con Sacra Lame, se fa 3-3-2, sorcio samurai. Questo qui ha tocco letale fintanto che controlli un artefatto. E questo qui ha minacciare fintanto che controlli un incantesimo. Onesto, semplice.
Reliquia lungo la strada, una terra che ti dà mano in colore. Oppure se tappi due la sacrifichi, peschi una carta se controlli un artefatto e peschi una carta se controlli un incantesimo. Questo è Questo quello di già prima. Scatola abbiamo. Dan dan! di specchi. Se fa tre artefatto, la regola delle leggendarie non si applica ai permanenti che controlli. Forte. Ogni creatura leggendaria che controlli prende più 1 più 1. Ogni creatura non pedina che controlli prende più 1 più 1 per ogni altra creatura che controlli con lo stesso nome di quella creatura. Fico. La regola leggendaria ti dice che puoi averne in gioco solo uno con lo stesso nome. Questa ti dice che non vale, quindi ne puoi mettere di più. Carina. Batte le regole. Jolly, Samurai Serpente. Questa se fa 2, una 1-3. Tappi, aggiungi un mana in colore. Spendi questa mana solo per attivare un'abilità o lanciare una magia artefatto. Una fonte di mana alternativa. Assaltatore Mukotai. Creatura, artefatto, ninja topo. Ratto. Ha 4 mana, un 3-2 con legame vitale. Oppure c'è Ninjutsu 2. Cioè lo puoi switchare. Questa fa parte di quegli incantesimi. Se cala a 5, ti dice metti un segnalino più uno su una creatura o un veicolo bersaglio che controlli. Cautela fino alla fine del turno, per 2 volte. Alla terza volta elimini l'incantesimo e entra una 5-5 con cautela e rapidità. Carina. Che cosa sei? Il visitatore generoso, un porcellino, che sei? Sì, un po' c'era un Si truccato. cala 1-1-1, ogni volta lancia una magia incantesimo, mette un segnalino più uno su una creatura bersaglio. Molto molto forte. Forte questo. Specialista della replica. Se fa 5, una 3-4 con volare, ogni volta un artefatto non pedina entra in campo di battaglia sotto tuo controllo, puoi pagare 2. Se lo fai, crea una pedina che è una copia di quell'artefatto. Fastidioso. Mette copie degli artefatti. Tipo questo, perché anche lui è un artefatto, quindi cali lui, paghi due, ne metti un altro, brutto. Chi sei? Kodama dell'albero dell'Ovest. Se fa 3, una 3-3 raggiungere, le creature modificate che controlli hanno travolgere. Ogni volta una creatura modificata che controlli infligge danno da combattimento a un giocatore, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base. Metta sul campo di battaglia tappata e poi rimischia. E le creature modificate sono quelle con un segnalino sopra di qualche cosa, e pompate o smontate con qualche altra cosa. Carino. Allora, protettrice di Jukai, 4 mana 3-3. Quando questa qui entra in campo di battaglia, metti un segnalino più uno su una creatura avversaria che controlli. Oppure paghi 3, la scarti, scegli fino a 2 creature bersaglio che controlli e metti un segnalino più uno su ciascuna. Quindi o a 3 mana metti 2 segnalini su 2 creature, oppure a 4 mana c'è una 3-3 che mette un segnalino su una creatura. Questa l'abbiamo vista prima. Oh, questo è figo, compagno vivace. Si fa 2, è un incantesimo creatura, cane, 1-1, quando entra in gioco peschi una carta. È carino. figo perché tu immagina con quell'altro. Quello porcellino che ti dice quando giochi Sì. incantesimi puoi mettere un segnalino più numero se una creatura. Questo è un incantesimo. Quindi a 1 hai calato quello, a 2 cali arcane, peschi carta, metti un segnalino, arcane ad esempio è diventato 2-2. Bello. Carino. Questo, soggiocatrice imperiale, 3 mana, 3-2, samurai umano, ogni volta un samurai o un guerriero che controlli attaccata solo, tappa una creatura bersaglio che non controlli. Dà fastidio. Il topo di prima. Lance di Di prima, prima questa è un jolly e questa è Danda. la Quella di prima. rana, il Quella di bagarospo di prima. prima. Poi andiamo avanti. Jolly, questa l'abbiamo vista. La terminale di rete, se fa 3 in artefatto, tappi, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. E già questo è carino. Poi a 1 tappa 4 artefatti, no, tappa un altro artefatto stappato che controlli. Peschi una carta, poi scarti una carta. Hop. Questo Quella di l'abbiamo prima. visto. Che è sto coso? L'apprendista di ferro. Se fa 1, è un costrutto, un robottino.
L'apprendista di ferro entra in campo di battaglia con un segnalino più uno più uno. Quando questo qui muore, se aveva un segnalino, metti quei segnalini su un'altra creatura che controlli. Ah, sposta. Fai un po' di mischiata. Carino. Sto coso, recupero degli Okiba. 5 mana stregoneria, metti sul campo di battaglia una carta creatura o veicolo bersaglio dal tuo cimitero, quindi lo rianimi. Poi metti due segnalini più uno su quel permanente se controlli un artefatto o un incantesimo. Carino. Consapevolezza risvegliata. Incantesimo, 2 mana X. Allora, incanta artefatto o creatura. Quando questa qui entra in campo di battaglia, metti X segnalini più uno sul permanente incantato. Fin tanto che il permanente incantato è una creatura, ha forza e costituzione base 1-1. Ok, gli dai, cioè la creatura diventa 1-1-1, però gli dai più X, quindi può diventare 6-6, 7-7. Più mana spendi e più diventa grosso. Impegnate, ti devi proprio impegnare tanto, 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 tanto. Vediamo, leggiamo, non la conosco. Al primo e secondo turno ogni avversario crea una pedina creatura farabutto ratto 1-1 nera. Perché gli sta a regalare i topi all'avversario? Al terzo turno la esili e entra l'eco del lamento della morte, una creatura incantesimo spirito con volare e rapidità 3-3. Quando questo entra in campo di battaglia, prendi il controllo di tutte le pedine ratto. Ah, ok, tornano a S2. Ogni volta questo qui attacca, puoi sacrificare un'altra creatura. Se lo fai, peschi una carta. Ah, ok, gli hai dato per 2 turni i topini. Poi quando tocca a te, li ripigli, attacchi, sacrifichi un topo, peschi carta. Ah, carina, dai. Se fa 2, non è male, dai. Cosa è impegnata? Bravo. Questa sei bella. Allora, chi che ci abbiamo? La sciacalla della città sepolta. Si fa 3, è una 1-4, tappa, crea una pedina tesoro. Attiva solo se è morta una creatura in questo turno. Vabbè. L'abbiamo vista, l'abbiamo vista. 3 Questa no. mana, 3-4 difensore. Le creature modificate che controlli possono attaccare come se non avessero difensore. Ok, i muri possono menare come senza muri. Questa l'abbiamo vista. Questa si fa 4. Per 2 turni ogni avversario sacrifica una creatura a meno che non scarti una carta. Fastidio. Al terzo turno elimini l'incantesimo, entra sta cosa qui con minacciare. Ogni volta questa qui attacca prende più X più 0 fino alla fine del turno, dove X è il numero di carte creatura nel cimitero del giocatore in difesa. Fastidiosa, soprattutto perché per 2 turni ti fa scarta carte o ti fa sacrificare. Impegnate, concentrata, vai. Ah! È la stessa Leggiamo. di... No, mitica No. rara, già questo. 3 mana, rosso e nero. Sono spostata abbastanza. Al primo turno distruggi ogni permanente non terra con valore di mana pari o inferiore a 1. Al secondo turno esilia tutti i cimiteri. Al terzo turno la esili e imbocca l'incarnazione del divoratore. Una 3-3 con travolgere. Ogni volta questo qui infligge danno, mette un segnalino più uno su di essa. Ogni volta lui infligge danno a un giocatore, se hai inflitto 10 o più danni a quel giocatore in questo turno, quel giocatore perde la partita. Figo. Contro quelli che guadagnano vite infinite, che stanno a miliardo di vite, dice vabbè, se ti faccio 10 danni in un turno, ci siamo visti. Brava, brava, sono brava. Sono spostata abbastanza. Bagarozzino, Hai poi. visto? Ah no. Samurai della Luma, no, della Lama Solare, 5 Della mana, luma. 4-4 cautela, attacca senza tappare. Oppure se lo scarti pagando 2, passi in rassegna al tuo creatore una pianura, l'aggiungi alla mano e rimischi in mazzo e guadagni 2 vite. Vabbè, a 2 mana ti fa prendere una pianura, male che vada. 3 mana, esilia un artefatto o un incantesimo e bersaglio. Onesto. 3 mana, 4-1, quando questo qui entra in campo di battaglia. Una creatura bersaglio non può bloccare in questo turno. Mana 4-1, non è che mi entusiasmi tanto. Terra doppia che ti dà una vita. Ecco, questo è uno degli altri santuari, vedi? È bianco, se fa 4, è una 1-3 con cautela. E dice all'inizio del tuo sottofase, alla fine del turno, puoi pagare 1 pure con lui. Se
Se lo fai, crei una pedina, creatura, spirito 1-1 in colore per ogni santuario che controlli. Quello verde metteva i segnalini, questa mette le creature. Poi, qui che abbiamo? Un altro incantesimo, quelli che entra, poi i sacrifichi. Allora, primo turno, esilia una creatura avversario controllata da un avversario con valore di mana pari o superiore a 4. A 3 mana non è male. Ogni giocatore prende il controllo di tutti i permanenti che possiede. E al terzo turno entra un muro 1-3. Quando questo qui muore, peschi una carta. Vabbè, onesto, 3 mana. Una carta che mi può piacere, tutto sommato. Da-da. È buona? Forse sì. Isshin, forse. Due ceri in uno. 3 mana, rosso, bianco e nero. Se una creatura attaccante fa innescare un'abilità innescata di un permanente che controlli, quell'abilità si innesca una volta in più. Carino, peccato per i tre colori, però può essere simpatico per un mazzo commander, ad esempio. Ti dice che se c'è una corsa in gioco che ti dice quando, che ne so, quando una creatura entra in gioco metti in segnalino +1/+1, questo dice lo fai due volte. Avanti. Allora, Jolly, poi 3 mana, scegli uno. Ah no, uno o tutte e due. Riprendi in mano una carta creatore bersaglio del tuo cimitero. Riprendi in mano una carta incantesimo bersaglio del tuo cimitero. Vabbè, a 3 mana te puoi riprendere una creatura o un incantesimo, entrambe. Sto ancora ridendo da prima. 4 mana, 3-4, creatura artefatto guerriero umano. Con uno sacrifica un altro artefatto. Questa qui prende +2/+1 fino alla fine del turno. Vabbè, è una comune, insomma. Akironin, Sekala 2, 1-3, un goblin samurai. Ogni volta un samurai o un guerriero che controlli attacca da solo, puoi scartare una carta. Se lo fai, pesca una carta. Vabbè. Questo l'abbiamo già visto. Qui ci abbiamo che Nezumi Predatore, a 2-3-1, sempre artefatto ninja ratto. C'ha ninjutsu 2, quindi pari al costo del lancio suo. Quando questo qui entra nel campo di battaglia, una creatura bersaglio che controlli a tocco letale e legame vitale fino alla fine del turno. Carino. Attacchi con due creature, lui te ne blocca una, l'altra entra, switchi, ti riprendi in mano quella, fai entrare lui, fa 3 danni lui, e in più l'altra creatura gli dai tocco letale e legame vitale, quindi ammazzerà chi l'ha bloccata. Toccare il reame degli spiriti, si fa 3 in incantesimo. Quando questo entra in campo di battaglia, esilia fino a un artefatto o una creatura bersaglio finché questo qui non lascia il campo di battaglia, per classico removal a 3. Oppure a 2 lo scarti, esilia un artefatto o una creatura bersaglio, rimettilo sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario all'inizio della prossima sottofase finale. Simpatico, non è male. Lo senti? Da. No, è uguale a quella di prima. Un altro Ilmo. Brutto, questo non mi piace. Scusa, amore, non mi sono sforzata abbastanza. L'ultimo pacchetto. Qui si dobbiamo un po' sforzare una cifra, Allora, che abbiamo? Il samurai incomparabile. Si fa 3 una 2-3 con minacciare. Ogni volta un samurai o un guerriero che controlli attacca da solo, la prossima magia che lanci in questo turno costa 1 meno per essere lanciata. Vabbè, ti aiuta a castare. Il granchio gigante qui, se fa 7, una 5-7 con agita 3, punto. Oppure a 3 mana lo scarti e fai una debolezza da 3 a qualcosa che viene castato. Perché neutralizza una magia o un'abilità bersaglio a meno che il suo controllore non paghi 3, quindi polivalente. Kami delle ombre inquiete, sì. 5 mana 3-3, quando questo entra in campo di battaglia scegli una delle due cose: o riprendi in mano fino a una carta creatura ninja a fare il butto dal cimitero, oppure metti una carta bersaglio dal tuo cimitero in cima al tuo grimo, quindi o la riprendi in mano o la rimetti sopra il mazzo. Ok, un altro cagnolino, un'altra terra che ti dà una vita, un altro di questi che pompava, questo, e qui te devo po'. Qui devi proprio concentrarti nella cifra, ma proprio tanto, proprio tantissimissimissimissimissimo e da-da! Mu, hai sentito? Ha fatto un mu! È buono almeno. Insomma, 3 mana, bianco, mi artefatto. Mi sono spostato tanto. Troppo. 3-2 volare. La creatura equipaggiata a volare e non puoi perdere la partita e i tuoi avversari non possono vincere la partita. Cioè, riconfigurare 5.
Quindi, di base, lui è una 3-2 che vola. Se la equipaggi a 5 mana a un'altra creatura, gli dà questa abilità. Cioè, che lui non può vincere e tu non puoi Te non puoi perdere fino a vincere. che quello sta in gioco. Ok, ragazzi, detto questo, ci siamo spacchettati 45 pacchetti, mica uno. Io la faccio più a parlare. Ciao, bocca. Povero titolo. Bocca Io non ce la asciutta. faccio più Lei è concentratissima, mo se deve concentrare. andare a mangiare per ripiassare Se ho fame. un attimo. Mi raccomando, condividete il video, lasciate un like per lo sforzo che abbiamo fatto, condividetelo, attivate la campanellina per sapere quando escono altri video perché dobbiamo spacchettare i suoi e Prossimamente iscrivetevi ci al canale spacchettiamo. così cerchiamo di aumentare il numero. Sì. Detto questo, bella per tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!